Le classi, terza M dell'indirizzo musicale, terza E dell'indirizzo coreutico e quarta B dell'indirizzo classico del liceo Tommaso Gargallo di Siracusa hanno curato l'inaugurazione della staffetta di scrittura e staffetta musicale per la cittadinanza e la legalità, organizzata dalla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Il tema generale della staffetta di scrittura 2021-2022 è Gira, il mondo gira nello spazio senza fine. Le ragazze e i ragazzi proporranno canti, in particolare verrà eseguito il brano Ombra mai fu, aria dell'opera Serse di Handel, e danze che si alterneranno alla lettura di un testo tratto dalle città invisibili di Italo Calvino, la città di Leonia. Si ringraziano per la collaborazione innanzitutto le studentesse e gli studenti che si sono lasciati coinvolgere e hanno contribuito con il loro entusiasmo e i loro talenti alla realizzazione di questa proposta. Si ringraziano i docenti Silvia Caffarelli, Elena Colomasi, Anna Desire Coppola, Agata Grasso, Rita Padania, Alessandra Venuti e il professore Giampaolo Castro. Ultima, ma non per importanza, ringraziamo la dirigente scolastica professoressa Maria Grazia Ficara, che sostiene sempre iniziative in grado di promuovere la collaborazione tra i giovani e l'espressione creativa delle loro capacità. La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni. Ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove, fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero baratto e di latta ancora intonsi. Sui marciapiedi, avviluppati in terzi sacchi di plastica, i resti di Leoni di ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali di imballaggio. La tendenza di Leoni si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leoni sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato da un rispetto silenzioso. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede, fuori dalla città certo, ma ogni anno la città si espande e i mondezzai devono restare più lontani. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste nel tempo, alle intemperie, alla fermentazione e combustione. Il risultato è questo, che più Leonia espelle roba, più ne accumula. Le squame del suo passato si salgono in una corazza che non si può togliere. Rinnovandosi ogni giorno, la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva. Il fattume di Leonia, a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell'estremo crinale, immondezzaio d'altre città. Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane. Basta che un baratto, un vecchio pneumatico, un fiasco sbagliato, rotoli dalla parte di Leonia. Un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già delle città vicine sono pronti con i rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare nuovi immondezzai. La classe 4B del liceo Tommaso Gargallo di Siracusa. Hanno partecipato Anita Gistara, Stefano Sparatore, Alessandra Leonibru, Valeria Mannarò, Aurora Pianza, Lavinia Gianni, Lorenzo Cappello, Viviana Di Silvestro, Arianna Politi, Anna Carruba, Clara Dile, Adele Angelotti, Alessandro Zaffiro. Benvenuti allo start della staffetta di scrittura musicale del liceo Gargallo. La terza M vi farà ascoltare Ombra mai fu di Handel. Buon ascolto. Thank you.
Aurora Netti, Giovanni Paolo Santifilippo, Andrea Spinelli. Seminiamo futuro. Stiamo piantando semi di gelsomino viola notturno a pochi centimetri dalla base del vaso e attendiamo che crescano. Seminiamo il futuro. Stiamo piantando iris, narcisi e tulipani. È facile la crescita di questi buchi in primavera e estate. Mantenere i bulbi in un luogo fresco è il frutto dei momenti in cui vengono piantati.